Notizie dall'Ucraina, il podcast di ADN Kronos dedicato al conflitto. Cosa sta succedendo davvero in Ucraina e cosa sta accadendo nell'equilibrio globale del pianeta a causa della guerra? Bentornati da Valerio Masia. Da Kiev a Bucha, passando per Irpin e Kharkiv, le città divenute bersaglio dei bombardamenti russi e di atrocità di ogni sorta, diventano mete del turismo estremo. Ebbene, la più grande piattaforma turistica ucraina, Visit Ukraine, ha deciso di puntare sui luoghi della guerra per far ripartire il paese, entrato nel terzo anno di guerra. Un turismo dell'orrore che in questo momento diventa una soluzione per un settore in ginocchio e che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, attrae milioni di visitatori. Non è uno scherzo, ma realtà. Anton Taranenko, CEO della piattaforma. Lo abbiamo fatto perché siamo visitati online da oltre 1.300.000 persone al mese, di ogni parte del mondo. La nostra piattaforma è stata cliccata tra gli altri da oltre 70.000 tedeschi, quasi 25.000 italiani, oltre 30.000 americani e 23.000 inglesi. Abbiamo capito che l'Ucraina incuriosisce e ha un forte potenziale di attrazione turistica. Visitare l'Ucraina oggi non significa solo scoprire bellissime città, ma anche seguire le orme dei difensori, vedere come i centri abitati si stanno riprendendo dagli orrori, guardare negli occhi la gente la cui vita non sarà più quella di prima. Senti il battito del cuore di tutto il mondo libero, si legge sul sito della piattaforma. Assisti alla grande storia e fai un viaggio in Ucraina con noi. Tra i pacchetti proposti spicca città coraggiose, Kiev con il suo fascino, Bucha ed Irpin forti ed invincibili, Kamianets e Podilsky, il tour nella Odessa del crimine, il private tour a Mezziria nella residenza dell'ex presidente Viktor Yanukovych. Svet Moisev è una guida turistica, lavora per Capital Tours. Racconta al Kiev Independent com'è riuscito a cogliere l'opportunità di utilizzare la sua decennale esperienza come guida per informare gli stranieri sulla brutale invasione della Russia e raccogliere fondi per lo sforzo bellico. Ha creato un percorso attraverso i sobborghi di Bucha, Irpin, Hostomel e Borodianka di Kiev, raccontando storie intricate del tentativo della Russia di catturare la capitale e della brutale occupazione. Nei tour mescola anche la storia dell'Ucraina, spiegando la secolare lotta del paese contro Mosca a un pubblico prevalentemente nordamericano e dell'Europa occidentale. Le sue parole. La gente vuol capire come questa guerra sia scoppiata proprio nel XXI secolo e naturalmente vogliono rendere omaggio a coloro che sono stati uccisi e a coloro che si sono difesi. È una terapia d'urto per coloro che dimenticano che la guerra in Ucraina è ancora in corso. Moisev intreccia vicende personali della gente del posto con dettagli tecnici delle battaglie. In una storia che racconta durante il tour, una famiglia nella città di Hostomel fuori Kiev fu costretta a nascondersi in un bunker di epoca sovietica vicino alla loro casa, sfidando la corsa di 30 metri verso casa per raccogliere provviste mentre piovevano bombe. Ma non tutti vogliono che la loro vita diventi un'attrazione turistica. Su molte case abbandonate sono apparsi infatti cartelli che avvisano i visitatori di non entrare o scattare foto. L'esperienza di Chernobyl e il successo del turismo estremo porta comunque a sperare i tour operator ucraini che prevedono arrivi di milioni di visitatori. È la guerra bellezza. Notizie dall'Ucraina, un podcast originale ADN Kronos. Se questo podcast è di tuo gradimento, seguici anche dalla tua app podcast preferita, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Spreaker. Iscriviti al canale o abilita la funzione Segui per trovarci più rapidamente e la funzione Notifica che ti avviserà ogni volta che saranno disponibili nuovi episodi. E se hai un momento, lascia una recensione, aiuterà gli altri a trovarci più facilmente. Altre notizie, ultim'ora e approfondimenti su adnkronos.com.